Se avete bisogno di materiali, armi, trappole per Fortnite, salva il mondo, c'è questo nuovo sito qua che vi lascio in descrizione. Col codice Kino avrete un ulteriore 5% di sconto. Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Io sono Kino. E oggi siamo qui con le patch notes 7.30 riguardanti ovviamente solo ed esclusivamente Salva al Mondo. Dunque, ci sono un po' di novità. Come abbiamo già annunciato nel video di sabato, raga, faranno un gran ritorno le armi del drago. Adesso vi andrò a spiegare bene i dettagli, finalmente li abbiamo. Allora, la prima novità, appena apriamo la pagina che salta all'occhio, è un nuovo eroe, mitico quanto pare Zenith sotto zero. Boom, lancia Ted, prendi la mira e falcia gli abbietti di nemici da lontano con questo nuovo eroe. E per ora non ci dice nulla riguardante l'eroe, lo leggeremo più sotto. Subito dopo, sfida 6 di Frostknight. Riduci le distanze con la sfida Frostknight di questa settimana. Attacchi in mischia e trappole saranno le tue armi più fidate. Dunque, mi sembra di capire da questo trafiletto che gli attacchi in mischia e le trappole saranno le tue armi fidate, quindi potremo usare solamente spade, asce, falci, martelli e trappole, senza, quindi non possiamo usare lo schioppo e mitra, non possiamo usare quelle armi lì, suppongo, raga, io mi sto basando su quello che leggo. Continuiamo a scorrere la lista, magari ci danno qualche info in più. Missioni e sistemi. Sfida settimana 6, Frostknight. Trappole e tranelli. Le trappole sono più potenti e già qua va benissimo, ma i nemici fanno rimbalzare gli attacchi a distanza. Quindi vuol dire che quando ci colpiscono ci buttano indietro, a quanto pare. Tipo ci respingono. Bene. Sfrutta trappole e attacchi in mischia per sconfiggere i nemici. O siamo noi che li rimbalziamo loro e hanno sbagliato la traduzione, raga. Le cose sono due. Sopravvivi 30 minuti 3 volte per ricevere lo standard della sfida della settimana 6 e sopravvivi 30 minuti per poter scegliere una delle armi del drago, o il ruggito del drago, o la dente del drago che è la spada, l'artiglio del drago che non mi viene in mente qual è l'artiglio, se non sbaglio il cecchino, e il potere del drago che è il pompa. Io caldamente su due piedi vi consiglio di prendere il ruggito del drago, ma in teoria aggiungono, anzi senza in teoria, aggiungono anche i lama, quindi vedete un po' voi, fate che aprite un po' di lama, quella che vi manca la scegliete da qua. Disponibile quindi il 6 febbraio a luna, all'ora italiana, perfetto. Lama lunare è stato aggiunto al negozio, quindi aggiungeranno appunto i lama lunari che sono quelli contenenti le armi del capodanno lunare. Contiene le armi del drago e gli eroi del capodanno lunare. Costa 500 biglietti fiocco di neve. Raga, importantissimo, utilizzeremo gli stessi biglietti invernali di questo evento e costeranno uguali identici, 500 biglietti per ogni lama. Quindi conservateveli se non avete, cioè se avete già trovato tutto riguardante questo evento invernale, conservateveli, teneteveli direttamente per questo evento. Potrà essere molto molto utile. Vediamo un po', eroi, Zenith sotto zero sarà disponibile nel negozio dell'evento. Variante mitica del lancia Ted, attenzione, una variante mitica del lancia Ted, disponibile il 6 febbraio a luna, ora italiana. Wukong ritorna nel negozio dell'evento, raga, finalmente il Wukong ritorna. Per chiunque non abbia il bonus del soldato, il Wukong è perfetto. Come secondo bonus, non mi ricordo mai il nome, supporto, tattico, boh. Comunque, il terzo della squadra, il primo è l'eroe, il secondo bonus, al terzo bonus il Wukong è perfetto per qualsiasi soldato che abbia l'onda d'urto, ovviamente. Gli eroi del Capodanno Lunare ritornano nell'Ama Lunare, Headhunter, Berserker, Berserker Rinnegato, Aci Flash, Flash Occhio di Falco, Hazard controllo antisommossa, Izza controllo antisommossa, Mary colpo del tuono e Scorch colpo del tuono. Li vedremo tutti dettagliatamente magari in questi giorni. Generalmente gli eroi diventano unici quando viene lanciato un nuovo equipaggiamento eroe. Questa informazione è nuova, probabilmente vorrà dire qualcosa con il nuovo sistema. Armi e oggetti, le armi del drago ritornano nell'ama lunare, fucile di precisione artiglio del drago, lancia zanna del drago, lanciatore pirotecnico furia del drago, fucile pesante pirotecnico potere del drago, fucile d'assalto ruggito del drago e spada dente del drago. Raga, sono queste le armi del capodanno lunare, noi abbiamo elencato i vari aspetti di queste patch.
vi ringrazio innanzitutto subito per star guardando questo video. Io ringrazio tutti quelli che mi stanno supportando in questi giorni. Raga, per chiunque voleste potete supportarmi gratuitamente come creatore. Vi basterà inserire nell'item shop di Fortnite nel negozio il codice KinoTV e mi supporterete appunto senza che dovrete spendere un euro. Cioè, oddio, gli euro li spendete, ma li spendete su Fortnite, mica li spendete per me. Io non vi nascondo che da quello ci guadagnerò qualcosa. Ovviamente non diventerò ricco, però magari qualche piccola ricompensa me la danno. Detto questo, raga, io vi ringrazio tutti quanti di aver guardato questo video. Che dire, siete pronti voi per il Capodanno lunare?